Questa è stata probabilmente la puntata più sofferta di questa rubrica. Salve a tutti ragazzi, io sono Elena, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale. Oggi torniamo con una rubrica che è una delle mie preferite del canale, anche se cioè, non è che io abbia molte rubriche su questo canale, ma comunque, cioè, questa infatti è una nuova puntata della mia rubrica L'Avvocato del Diavolo, una rubrica in cui io chiedo a voi su Instagram in genere le vostre opinioni impopolari, le vado a commentare cercando di capire il vostro punto di vista. Quindi non è semplicemente io rispondo alla vostra opinione con la mia opinione, ma cerco di capire che ragionamento sta dietro la vostra opinione, perché lo trovo un buon esercizio, lo trovo un buon modo anche di far circolare punti di vista diversi. Questa puntata è però un po' particolare. Punto primo, perché metà delle opinioni che ci saranno in questo video le ho chieste, penso a gennaio più o meno, quindi una vita fa, considerando che ora è settembre. E punto secondo, perché dopo il mio ultimo episodio di questa serie, in cui praticamente c'erano solamente opinioni su le solite saghe, ho deciso di rendere questa puntata un po' speciale. Cioè vi ho chiesto di darmi sì delle opinioni impopolari, ma il più generiche possibile, senza focalizzarsi su un autore, su un libro, su dei personaggi, ma bensì su trend della narrativa, dei libri di cui parliamo spesso qui, anche su BookTube, sulla lettura in genere. Dopo un po' di incomprensioni, infatti moltissimi dei messaggi li ho dovuti scartare perché appunto riguardavano un libro, un autore, dei personaggi e non era questo l'obiettivo del libro, sono riuscita a selezionare un po' di opinioni molto interessanti su cui secondo me c'è molto da dire. Quindi, siccome ho scelto quasi 30 opinioni impopolari, procediamo. Tutte queste opinioni impopolari vengono sia da un sondaggio che ho fatto su Instagram mesi fa, sia da uno molto più recente che ho fatto stamattina. Non so voi quando guarderete questo video. Quindi, siccome questa è una serie che faccio molto di frequente, se volete partecipare, o mi lasciate qua sotto un commento o mi seguite su Instagram. Tra l'altro, chiaramente, proprio per la natura di questa serie, io vi invito a rispondere, a dare le vostre opinioni impopolari qua sotto nei commenti, anche perché altrimenti si perde un po' il fulcro di discussione che vorrei portare avanti con l'Avvocato del Diavolo. Iniziamo subito con un'opinione impopolare di Stanchezza, che ci tenevo così tanto che non solo me l'ha scritto la prima volta, mesi or sono, ma mi ha scritto più o meno la stessa cosa anche nel sondaggio che ho fatto stamattina, quindi ti leggo. E cioè, ci sono troppi libri con protagoniste femmine scritte male e troppo pochi con personaggi maschi. Mi riferisco principalmente agli young adult. Allora, direi che sì, questa cosa si può applicare soprattutto agli young adult, perché nella letteratura, nel fantasy per adulti, anzi, i protagonisti sono soprattutto uomini, quindi sì, limitiamoci al campo young adult. Se da un punto di vista numerico, nel mentre la luce è andata via, cosa è successo? Se da un punto di vista di numeri posso assolutamente capire questa opinione, perché effettivamente lo young adult ha un pubblico prevalentemente femminile che magari apprezza, come effettivamente apprezzo anch'io, leggere di protagoniste femminili, non sono troppo d'accordo con il concetto dell'opinione, cioè. Secondo me tutto sta nel fatto che noi siamo molto molto più severi nei confronti delle protagoniste femminili rispetto ai protagonisti maschili. Infatti, diciamo che una protagonista femminile risulta antipatica molto più facilmente di un protagonista maschile, al quale più o meno si perdona tutto. Infatti, inoltre, se è assolutamente vero che lo young adult, soprattutto quello moderno, quello attuale, è popolato da protagoniste femminili, è anche vero che in genere ogni protagonista femminile ha almeno uno o più coprotagonisti maschili, che siano questi interessi amorosi, amici, alleati. Quindi sì, da un punto di vista numerico, le protagoniste femminili nello young adult spopolano, però diciamo che i personaggi maschili sono comunque molto molto presenti. Basti pensare a libri come Il Sognatore, in cui sì, c'è Sarai, ma
Laszlo è il vero protagonista. Concordo e capisco anche il ritenere molte di queste protagonisti femminili scritte male. Io stessa molto di frequente le reputo scritte male, basti pensare a tutti i miei rant su i libri che recensisco sul mio letto, come può essere Akotar, tutti i libri della Mass, Stalking Jack the Ripper, uno così a caso. Quindi sì, capisco. Però appunto è anche vero che noi siamo proprio di natura molto più critici nei confronti dei personaggi femminili e che secondo me un personaggio maschile insopportabile è molto peggio di un personaggio femminile insopportabile, ma queste sono chiaramente solo opinioni. La seconda unpopular opinion è di Chiara Brooms 11. Detesto, detesto, detesto quando in un fantasy il world building è la parte più carente ed è fatto male, mentre invece il romance è centrale. Se volevo un romance, prendevo un romance. Cazzarola, ci sta sempre un po' di romance, ma per me in un fantasy viene prima il world building. Devo dire che ci sono molte opinioni relative al romance nei fantasy in questo video, anche in contrasto con questo sarà molto interessante andarle a vedere andando avanti. Capisco molto bene da dove viene l'opinione di Chiara. Questo perché pur io non essendo una grande fan dei world building, cioè se c'è, se è fatto bene, apprezzo, ma non è la prima cosa che cerco in un fantasy, direi che effettivamente comunque molti lettori di fantasy sono lì anche per leggere di mondi nuovi, di realtà fantastiche, di realtà che non potrebbero trovare altrimenti, quindi penso sia abbastanza naturale che questi lettori si aspettino di trovare una certa attenzione per un genere, soprattutto alcuni dei generi dei fantasy, che dovrebbero portare soluzioni innovative, soluzioni fantastiche, nuove, ben scritte e strutturate. Ed è assolutamente vero che molti fantasy, ma non solo, anche in molti altri generi, vengono venduti appunto come fantasy, come altri generi, però hanno un focus quasi completo sulla parte romance, che effettivamente io concordo, cioè perché devi scrivere un romance che è chiaramente un romance, però vendermelo come un fantasy, secondo me non fai nemmeno giustizia al libro, dato che il romance è un genere valido, ci sono anche dei bei libri dentro. Secondo me tendi da una parte a cercare a dare a dei lettori che vogliono una cosa qualcosa che non ricercano, e dall'altra tendi a sminuire anche un genere come quello del romance perché pensi che non sia abbastanza, che vendi di più a venderlo come fantasy, che effettivamente è probabile, cioè che vendi di più un romance venduto come un fantasy rispetto che come romance. Quindi sotto questo punto di vista concordo, anche se non sono una grande fan dei world building. Sofia invece porta la prima opinione popolare su BookTube. Interrompiamo la moda di fare i paladini di libri, serie che risultate noiosi e monotematici. Esiste altro? Beh, sì. Sì. Mi chiamo Kela invece dice un'opinione nella quale io mi ritrovo molto, ovvero vorrei provare la pizza all'ananas. In generale non comprendo l'indignazione italiana sul cibo. Sì, ho tagliato molte altre opinioni sul cibo, su cose non relative alla letteratura, ma questa ve la dovevo presentare, non la commenterò, perché io sono una grande estimatrice della pizza con l'ananas. A me piace l'ananas sulle cose salate. Erika Castiglioni ci dice: perché un personaggio sia interessante non gli serve per forza un terribile trauma passato. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Se, anche perché se sì, un passato tormentato può dare quel qualcosa in più al tuo protagonista, al tuo personaggio, che fa interessare il lettore, è anche vero che molti autori usano il passato traumatico come caratterizzazione del personaggio e non può, la caratterizzazione del personaggio non può essere costituita dai suoi traumi, né in particolare ci può essere costruita l'intera empatia che si può creare tra il lettore e il personaggio. Può essere un punto di partenza molto interessante, in particolare se ha dei corrispettivi, se ha delle conseguenze specifiche, non generali, tipo boh, è geloso, è protettivo, è possessivo, eccetera eccetera. Quindi se ha delle conseguenze specifiche nel suo presente e nella sua storia, quindi da una parte è sì uno strumento molto forte, molto interessante, però viene un po' abusato. Ilas Poggio dice: l'Instalove non mi dispiace, ma deve essere fatto bene. Allora, io non sono una grande fan dell'Instalove, ma concordo sul fatto che si possa fare tutto
fatto bene, cioè anche l'elemento più cliché, anche l'elemento più antipatico, se fatto bene, può dare un valore aggiunto al libro. Nel caso dell'Instalove può essere un accelerante, soprattutto se non diventa immediatamente amore puro, vero, io sacrifico la mia vita per te. Può essere una scintilla, un'intesa, soprattutto se non viene solamente detto, ma si ritrova nel testo, magari i personaggi che si trovano subito d'accordo nelle loro opinioni, che riescono a lavorare fin da subito bene. Quindi, sotto questo punto di vista, sono d'accordo, ma si può applicare veramente su qualsiasi elemento. I Need Books ci dà un'opinione veramente impopolare. Non mi piace per niente il romance Enemy to Lover. Allora, questo tipo di romance Enemies to Lovers è un romance molto molto apprezzato dai lettori e dalle lettrici. Secondo me, anche da me, anch'io apprezzo questo trope. Secondo me però è fatto quasi sempre molto 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 male, perché io credo che per funzionare questo trope, questo elemento, non ci debbano essere delle enormi spaccature tra i personaggi, cioè non può essere Enemies to Lovers da io ho sterminato tutta la tua specie, io ho lottato per anni contro tutto ciò che te rappresenti, ma siccome mi innamoro di te, allora cambierò, allora io cambierò per l'amore. Oppure anche il contrario, ovvero io mi sono innamorato di te anche se te sei chiaramente tutto quello in cui io non credo, tutto quello che sto cercando di lottare perché sei ingiusto, perché hai fatto delle cose terribili. Ecco, io non credo che ci si possa veramente muovere in modo convincente da quella situazione. Magari piace, però a me dà solamente molto molto fastidio. Per esempio, non ho apprezzato per niente tutta questa dinamica che c'è in Children of Blood and Bone, che è un titolo che tiro così fuori da una vita che nessuno sente più, però esiste, io ho letto anche il secondo che è terribile. Mentre secondo me un libro che lo fa in modo abbastanza fatto bene può essere Carry On, in cui effettivamente alla base ci sono due ragazzini che stanno cercando di capire se stessi e il mondo, ci sono delle grandi incomprensioni, quindi quello è un buon punto di partenza per un Enemies to Lover. Però molto spesso il tipo di Enemies to Lover che viene apprezzato dai lettori io non lo reputo né plausibile né fatto bene né un romance che qualcuno dovrebbe shippare, quindi condivido. She is Yako dice una cosa che io porto avanti da quando ho aperto il canale BookTube, ovvero un titolo mi attira solo dopo aver sentito dei pareri negativi, troppi solo positivi mi allontanano. Capisco perfettamente, ed è il motivo per il quale io credo così tanto nelle recensioni critiche, anche molto negative e molto distruttive. Questo perché, secondo me, con delle recensioni solamente positive, o comunque sentendo il pubblico in generale che parla di un libro solo bene, non ci si rende mai effettivamente conto se un libro possa essere per noi o meno. Perché dai, per quanto a noi possa piacere infinitamente un libro, probabilmente ha qualcosa che non va. Magari noi non lo riteniamo un difetto, ma ci sono degli elementi che sicuramente a qualche altra persona possono non piacere. Quindi io capisco perfettamente il aver bisogno di vedere recensioni negative, perché una persona guarda una recensione negativa e dice: ok, se questo è il peggio che questo libro mi può dare, perché effettivamente questa è una recensione negativa che comunque sottolinea aspetti negativi, sono pronto a leggere questo libro perché sono pronto ad accettare questi lati negativi. Mentre invece con recensioni o pareri del popolo esclusivamente positivi non si sa mai a cosa si andrà incontro. Quindi io condivido assolutamente ed è un po' la mia filosofia qui su BookTube. Don't Boop Me mi dice due opinioni e forse una, non lo so, io le leggerò insieme, ovvero preferisco che un personaggio muoia per dare spazio ad altri che leggere solo di lui, lei. Meglio una morte sensata che storia d'amore solo per fare la coppia con i protagonisti. Allora, io sono una grandissima fan dei lieto fine. Io non apprezzo particolarmente quando un libro finisce con una morte dei protagonisti, in particolare se ci sono delle forti emozioni, delle forti relazioni tra loro, non solamente amorose, ma anche di amicizia, legami di qualsiasi tipo. Quindi, sotto questo punto di vista, capisco quello che dice ed è effettivamente vero, talvolta i personaggi hanno compiuto il loro compito, hanno compiuto tutto e la fine perfetta per loro sarebbe la morte. Dall'altra parte io voglio il lieto fine.
Voglio veramente tanto il lieto fine, quindi sì, ma non rompere i miei sogni. Evil Victoria ci riporta su un'opinione che abbiamo analizzato prima: odio quando gli IA fantasy si concentrano sul romance. A sto punto scrivete un romance e ciao. Sono d'accordo, cioè il romance è un genere. Ho aperto la recensione dei libri della Maniscalco così. Il romance è un genere valido, scrivete nel romance. Otterrete anche meno critiche. Marvy Books ci dice: non mi piacciono i libri con troppi point of view, punti di vista diversi. Lo capisco perché da una parte vai a frammentare molto la storia perché dai moltissimi punti di vista, quindi la storia non è più così lineare, in particolare se i punti di vista sono di personaggi molto lontani tra loro nel tempo e nello spazio. Inoltre, per scrivere punti di vista diversi bisogna essere bravi, perché punti di vista diversi vuol dire voci di narrazione, avere dei narratori diversi, quindi bisogna saperli distinguere. Un libro con molti punti di vista in cui non riesci con facilità a capire chi sta parlando, secondo me è un libro che ha voluto fare il passo più lungo della gamba. Non è facile scrivere libri con molti punti di vista e non tutti sono in grado di farlo. La lettrice raffinata fa una domanda, ovvero: esistono romanzi young adult che non prevedano un ballo con la protagonista trasformata in una strafiga per l'occasione? Chiedo per un'amica. Non lo so, penso di no, onestamente. Penso che sia, cioè, per andare sul mercato deve esserci una scena di un ballo. Tra l'altro è una scena che io non sopporto perché a me non interessa, non me ne frega niente, soprattutto a me non interessa di Pizzi, Merletti, Raso, della gente che si veste, che fa i makeover, cioè. È una roba che può essere visualmente molto bella in altri media, nei libri no, proprio no. Quindi, sotto questo punto di vista, sì, basta con i balli, basta con i makeover, basta con le trasformazioni strafiga. Nico Decri ci dice: trovo che a volte tirare fuori nuovi titoli di vecchie saghe non giochi sempre a favore della saga. Allora, qui io non ho capito se intende da parte di chi consiglia certe saghe, quindi magari tirare fuori libri scritti molti molti anni fa, oppure proprio continuare saghe che ormai sono molte, morte e sepolte. Io nel dubbio, mi sa che intende la seconda, ma io nel dubbio concordo in entrambi i casi. Nel primo caso perché consigliare libri molto molto vecchi, giustissimo, però è vero che talvolta alcuni libri che erano ottimi 10-20 anni fa, magari con l'occhio di oggi hanno delle caratteristiche non brutte, ma che non rispondono più ai gusti del pubblico. Questo non vuol dire che i libri abbiano un valore minore, assolutamente. Mentre per quanto riguarda scrivere seguiti di saghe morte, quest'anno abbiamo avuto l'esempio di Hunger Games e di Twilight e probabilmente di qualcos'altro che mi sono dimenticata, anche in questo caso sono molto d'accordo, perché rischi di portare qualcosa che non ha più la fascinazione, la nostalgia del tempo, quindi magari i fan della vecchia saga non si interessano più di quello che scrivi, o magari ne rimarranno delusi, e i nuovi fan, i nuovi lettori, magari non sono più affezionati a quella saga, quindi non troverai nuovi lettori facendo uscire un nuovo libro. Nel caso di Susan Collins, secondo me è stata un'operazione abbastanza riuscita, perché il libro che ha portato è abbastanza particolare. Nel caso di Twilight, raga, io non voglio esprimermi su Twilight, onestamente, dai. Fangirlale ci dice: le migliori ship sono quelle non volontarie, mai canoniche. Quante coppie ci potevano essere nel mondo in generale che non ci sono state? Quante? Qua non si riescono a contare. Versta, che aveva lasciato molte opinioni molto particolari, di una ne ho anche discusso in privato, mi dispiace, non l'ho messa perché magari ci voleva un video dedicato solamente a quella e volevo tenere le cose comunque un po' brevi. Comunque ho messo questa: Megan Popular Opinion, i draghi non dovrebbero comunicare a parole nei libri fantasy, shoot me. A me non piacciono i draghi. Io, ecco, io la dico così: a me, questa è un po' la loro opinion, a me non piacciono i draghi nei fantasy. È una creatura mitologica verso la quale non provo così tanta fascinazione. Li trovo un po' sopravvalutati, cioè non tanto la figura, ma il fatto che siccome in un libro c'è un drago, allora magicamente ha dei punti in più, ecco, secondo me no. E il fatto che non dovrebbero parlare, non dovrebbero comunicare a parole,
Sì, cioè per me appunto io non sono una fan dei draghi. Se vuoi nei commenti elaborare perché secondo te non dovrebbero parlare, dovrebbero comunicare a parole qua sotto, forse perché sono delle specie di animali, quindi non ha senso che capiscano il linguaggio umano e che lo utilizzino, potrebbe darsi qua sotto per approfondimenti sul tema su cui mi sembri molto preparato. La lettrice raffinata ci dice: non sopporto i personaggi spiritosi che tutti sembrano amare, come Nikolai o Thorne di Lunar Chronicles, troppo irritanti. Allora, capisco, ma non concordo. Cioè, allora, io amo i personaggi ironici che scherzano fino alla loro morte, perché effettivamente anch'io caratterialmente sono un po' così. Però è anche vero che se non scritti bene o se scritti in modo mediocre, questi personaggi tendono ad assomigliarsi tutti, hanno tutti la stessa voce, magari se l'autore non è nemmeno così brillante come umorismo, non fanno nemmeno ridere, danno solamente fastidio perché non c'è niente di più fastidioso di un personaggio che cerca di farti ridere senza riuscirci. Quindi lo capisco, secondo me alcuni autori ci riescono molto molto bene. Per esempio, secondo me Nikolai è un buon esempio. Già Jasper di Sei di Corvi è un po' troppo simile a Nikolai come in carattere, però comunque è ancora molto valido. Io appunto ho un debole per questo tipo di personaggio, però capisco e ne ho trovati tanti che non erano esattamente così ben riusciti, così interessanti, così piacevoli e capisco che magari per qualcuno che non apprezza questo tipo di protagonista, vederne 20 sostanzialmente uguali sia fastidioso. E soprattutto sono quasi tutti uomini, cioè le donne non possono essere divertenti a quanto pare. Io massacrerò questo nome, Feanor Yelnaial Finwë, ok? Non capisco perché la gente sia tanto avversa a rendere umani i villain. Non mi ero resa conto, onestamente, ci fosse questa avversione nei confronti dell'umanizzazione dei villain. Io penso che un villain moderno, quindi che non rappresenti il male supremo, per essere convincente, per essere interessante, debba comunque avere dei punti in cui lo capisci, in cui condividi una parte del suo punto di vista, ma magari ne critichi i modi, magari ne critichi le derivazioni. Quindi, sotto questo punto di vista, io capisco molto bene il voler umanizzare i villain, nel senso che devi far capire il loro punto di vista, capire come una persona che non è diabolica, che non è il male, sia arrivato a quel punto. Quindi, sotto questo punto di vista, concordo molto. Magari l'opposizione può esserci della serie arrivare anche oltre, cioè un villain che magari pensa delle cose, dei concetti che potrebbero essere anche condivisibili, ma va estremamente oltre, a quel punto dire vabbè, poverino, un affezionarsi particolarmente forte, cercando anche di dire no, ma in verità ci aveva ragione lui nonostante i modi, però ecco, non è una cosa che trovo così così presente tra i lettori, magari in altre nicchie sì, non lo so. Auburn Moorn ci riporta su questo filone di opinioni che sembrano un po' dominare la puntata, ovvero il romance non è da denigrare, ma è un genere dove ci sono anche cose belle e io sono molto d'accordo, perché io sono una grande lettrice del genere romance, io apprezzo molto molto i romance e quindi sotto questo punto di vista effettivamente è vero, cioè il romance è un genere valido, è un genere anche molto difficile da scrivere secondo me, se non vuoi ricadere nei soliti stereotipi, se vuoi creare dei libri validi che non siano semplicemente libri che leggi, inizi, finisci e te li sei dimenticati. Quindi assolutamente concordo e credo che questo genere venga bistrattato soprattutto dagli autori che scrivono romance ma li pubblicano sotto altri generi. Bonnie ci dice: non sopporto nessuna mitologia, l'ho sempre trovata noiosa. Allora, intanto le mitologie sono moltissime, quindi magari non hai ancora trovato la mitologia che fa per te, magari non sono le mitologie occidentali quelle più interessanti per te e così via. Però, cioè, è effettivamente anche vero che nonostante la mitologia per me e per moltissime altre persone sia un punto di fascinazione enorme, effettivamente, magari per qualcuno che non c'è particolarmente cresciuto, no, noi italiani siamo molto legati alla mitologia anche perché ce la troviamo fin dalle elementari in ogni libro di storia italiano, eccetera, eccetera. Però
Però effettivamente se non ti affascina, non ti affascina minimamente. Dopotutto ci sono anche molti elementi in comune tra mitologie, in particolare quelle occidentali, quindi capisco. Andrea, che mi ha lasciato 10.000 opinioni, non tutte commentabili, ci dice questo: candele e gadget librosi vari sono un esempio di consumismo problematico. Le bookish box sono inutili e portano avanti un'idea meramente consumistica. Allora, consumismo problematico? No, non capisco perché dovrebbe essere problematico, cioè dovrebbe essere consumismo problematico, considerando che in genere si vanno anche a supportare piccole realtà di artigiani, quindi sotto il punto di vista problematico no. Consumismo, beh, sì, tu prova a vivere in questo mondo, in questa economia senza cedere nel consumismo, io potrei anche rispondere che anche il semplice collezionare libri è consumismo, il comprare cartacei di libri è consumismo, il comprare libri quando ce ne sono tanti in biblioteca è consumismo. Io in particolare non sono molto favorevole al collezionare tantissime edizioni del solito libro, ma vabbè, io sono strana io, a me non piace nemmeno avere così tanti libri cartacei, infatti penso che quando mi trasferirò non so bene cosa me ne farò di tutti i libri che ho accumulato, quindi sotto questo punto di vista se il comprare cose può essere effettivamente considerato consumismo, bookish box, candele, oggettistiche varie non li vedo così tanto diverse da comprare la decima copia di Aristotele e Dante, Andrea. Tra l'altro io con le bookish box ho anche un rapporto pessimo, perché a meno che non siano monotematiche, infatti prima e ultima ho comprato una sulla Morgenstern e basta, cioè io odio tutti i libri delle bookish box, cioè io non posso comprare a scatola chiusa qualcosa che so sicuramente che per metà avrà gadget della MAS, quindi cioè, che me ne faccio, dai. Erika Castiglioni ci dice: di draghi, elfi, nani, vampiri non se ne può più, servirebbe originalità e non basta cambiare loro il nome. Concordo, cioè capisco, perché effettivamente sono tutti degli elementi tipici del genere che vediamo da moltissimo e magari dopo un po'. E magari dopo un po' un lettore che è da tantissimo tempo nel fantasy si stufa anche di vedere le solite creature che hanno comunque le solite regole, le solite strutture sociali, anche perché secondo me è molto interessante vedere cosa può creare un autore, creare delle nuove creature, ma non solo da un punto di vista di anatomia, proprio del corpo, dell'aspetto, dei poteri, ma anche secondo me è molto più interessante dal punto di vista sociale, dalle abitudini sociali, dalla struttura. Quindi, sotto questo punto di vista, concordo, capisco da dove arriva il tuo ragionamento. The Stray Mage ci dice: troppo fantasy medievale, anche basta. Se è effettivamente vero che il fantasy medievale è la stragrande maggioranza di un certo tipo di fantasy, epic, sword and sorcery, grimdark, chi più ne ha più ne metta, comunque esistono anche molti fantasy che non si rifanno all'epoca medievale. Prendi un po' anche tutto il genere steampunk, ho appena finito La bussola d'oro, che per esempio non si rifà minimamente al genere medievale. Secondo me, se effettivamente sei stufato del genere medievale, ci sono tanti tanti del genere medievale, dell'ambientazione medievale, ci sono molti libri che non hanno quel tipo di riferimento. Ecco, soprattutto se si parla di un medievale europeo. In questi anni sono nati moltissimi libri che si rifanno a culture, ad epoche storiche che sono lontane, soprattutto dalla realtà europea occidentale. Versta, ciao di nuovo, ci dice: nel fantasy scarseggiano legami di amicizia forti ma plausibili e redemption arc fatti con cura. Cosa devo commentare? Cosa devo commentare? Tra l'altro, Redemption Arc è uno degli elementi che, se fatto veramente veramente bene, più adoro, soprattutto a seconda del personaggio da cui parti Redemption Arc, dato che a me piacciono i personaggi un pochino più sfigatelli, quelli che non piacciono a nessuno, per cui secondo me i Redemption Arc sarebbero più interessanti rispetto che al cattivo carismatico che ha capito i suoi errori, no? E effettivamente legami di amicizia forti ma plausibili, anche in questo caso, cioè io condivido, secondo me mancano dei legami di amicizia che non solo ci vengono raccontati, ma ci vengono proprio mostrati nel testo.
e possono essere molto intensi quanto se non più di alcuni romance, quindi assolutamente. Chiara Dave 93 ci dice: il romance in un libro deve esserci, come morte e fallimenti scritti bene, ovviamente. Allora, io posso concordare perché a me piace leggere di romance nei libri, però non lo metterei come una necessità, come qualcosa che completa il percorso dei protagonisti. Questo perché io penso che chiaramente le persone, ma anche una storia, possa essere benissimo completa anche senza un romance. Non serve a chiudere il percorso del personaggio, dei vari personaggi in un libro, assolutamente. Anche perché non in tutte le esperienze umane importanti entra a che fare il romance, entrano a che fare i sentimenti amorosi. Mentre invece morte e fallimenti li vedo già più pertinenti, soprattutto la parte del fallimento, che la trovo come un'esperienza molto più comune, molto più edificante anche in un libro. Sicuramente un buon fallimento può dare molto di più di un brutto romance in un libro, cioè facciamo fallire più spesso i personaggi, facciamoli innamorare malamente un po' meno. Quindi, se da una parte il mio lato romanticoso, che ama moltissimo leggere di romance nei libri, concorda, non lo trovo così necessario, però sicuramente un libro scritto con un romance fantastico è superiore ad un libro senza un romance. Su questo punto di vista sono d'accordo, però ci sono tanti di quei libri con dei romance forzati che potevano vivere benissimo senza romance, e ci sono moltissimi personaggi che possono vivere benissimo senza un romance, anzi forse il romance abbassa il livello di alcuni personaggi. Ok, io direi che le opinioni si concludono qui. Come ho detto prima, ne ho selezionate alcune perché avevo ricevuto moltissime opinioni, però magari su alcune opinioni avrei tirato fuori dei discorsi troppo lunghi e si perde anche un po' il senso della rubrica, che comunque non vuole essere miei monologhi, io che faccio classe, anzi, anche perché io chi sono? Io non so niente di queste robe, ma appunto vuole essere uno scambio di opinioni, un cercare di capire soprattutto le opinioni altrui, quindi questo non era il luogo per lunghissimi discorsi, mentre su altre invece avevo onestamente poco da dire, perché se mi scrivi mi piace X, vabbè, ho capito, però non c'è poco da commentare. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per l'assoluta partecipazione. Vi invito a rispondere qua sotto ai vari commenti, alle varie opinioni, non solo a quello che ho detto io, ma anche a quello che hanno detto le altre persone. Non so quale sarà il tema della prossima rubrica, perché vorrei comunque, magari ne rifarò uno anche con i libri in particolare, però è anche vero che non tutti hanno letto tutti i libri, quindi qualcosa di più generico. Magari un avvocato del diavolo dedicato solo a BookTube. Cosa ne dite? Ci sta? Comunque, nel dubbio, io vi aspetto qua sotto appunto per discutere di queste opinioni. Il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!